iniziato l'esame del bilancio. Nuove norme per l'agricoltura. Commissioni in sede legislativa. 7 giorni in consiglio. Nella seduta notturna tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio e la legge finanziaria, il cui esame era iniziato nella seduta del 30 aprile. Il 22 aprile è stato commemorato in aula l'ex consigliere regionale e sindaco di Mondovì, Bartolomeo Martinetti, scomparso il 6 marzo. Il Consiglio regionale ha poi approvato nuove disposizioni per l'agricoltura, con ulteriori misure contro la flavescenza dorata. Focus. Il bilancio di previsione del 2013 della Regione Piemonte e la legge finanziaria sono stati approvati in aula con i soli voti della maggioranza nella seduta notturna del 3 maggio al termine della discussione con i tempi contingentati. Tra i contenuti principali del provvedimento, che prevede risorse per oltre 11 miliardi 386 milioni e 558 mila euro, l'aumento dell'addizionale IRPEF. Nel dibattito ampio spazio è stato dedicato al piano di rientro per la sanità e alle risorse per il trasporto pubblico locale, le politiche sociali e la cultura. Sostegno alle imprese agricole contro le avversità atmosferiche, facilitazioni per l'accesso al credito, semplificazioni e ulteriori misure per la prevenzione e l'eradicazione di pericolose infezioni parassitarie, prima fra tutte la flavescenza dorata della vite. Sono queste le principali misure contenute nella legge Disposizioni regionali in materia agricola, approvata martedì 23 aprile dal Consiglio regionale. Il testo, in 10 articoli, modifica anche alcune parti di leggi regionali vigenti, al fine di prevederne una disciplina aggiornata alla situazione attuale, per essere soprattutto in sintonia con le direttive europee. La terza commissione, il 19 aprile in sede legislativa, ha approvato le modifiche alla legge regionale sulle attività artigianali. Nello specifico viene soppresso l'albo delle imprese artigiane, sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese e vengono anche eliminate le commissioni provinciali per l'artigianato. La sesta commissione, riunita in sede legislativa il 26 aprile, ha approvato una modifica di legge per la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Centro Studi e Ricerche Storiche sull'Architettura Militare del Piemonte, con sede nel Forte di Xil, Torino, e con nuove modalità di nomina dei rappresentanti. In breve. Il Consiglio regionale ha partecipato alla fiaccolata organizzata in occasione del 25 aprile e ha promosso con il Comitato Resistenza e Costituzione lo spettacolo Musica e Teatro per la Resistenza al Museo Diffuso. Esibizioni dell'Accademia dei Folli con Lettere alla Vita, se il cielo fosse carta, della compagnia Marco Gobetti con il monologo 1863-1992 di Giovanni Inoltre e di Fabio Caucino con testi originali tratti dal suo ultimo album Io Cambio. Come cantautore cercherò di dare il mio piccolo contributo affinché tutti inizino finalmente ad avere un piccolo libero pensiero, che forse non sarà rivoluzionario, ma se iniziamo a cambiare noi stessi forse potremo un po' cambiare il mondo. Realizzato in occasione della Festa della Liberazione, il progetto Vitrine alle radici della democrazia espone opere delle artiste Paola Antichè, Elena Ladilova, Sara Enrico, Ludovica Carbotta e Daphne Boggeri. I lavori rimarranno visibili fino al 9 giugno in 5 luoghi simboli del Piemonte: a Torino a Palazzo Lascaris, alla Galleria d'Arte Moderna e al Museo Diffuso della Resistenza, a Cuneo al Centro di Documentazione Territoriale e a Verbania a Fondo Toce alla Casa della Resistenza. In un momento come questo, pensare alle radici della democrazia significa anche confrontarci con una realtà che non è solo storica ma anche attuale. Sono 5 artisti che per un anno lavorano in collaborazione tra Consiglio regionale e Galleria d'Arte Moderna per pensare a modelli espositivi, a nuovi linguaggi che non siano solo commemorativi, ma che rappresentino un vero modo di lavorare intorno ai temi importantissimi e fondamentali come le radici della democrazia e come la nostra storia. Nell'Assemblea Generale della Consulta dei Giovani è stato eletto Cristiano Liardo come componente dell'Ufficio di Presidenza in rappresentanza dell'Associazione Consumatori Piemonte. Dopo le votazioni la Consulta ha approvato il piano di attività per il 2013.
Primo appuntamento il 9 maggio a Palazzo Lascaris per il convegno Minori e Informazione, a cui interverrà anche Don Luca Peyron, delegato del Vescovo di Torino per la pastorale giovanile. Sono contentissimo del risultato raggiunto, che ovviamente non ho raggiunto da solo, ma con l'aiuto di tutti i ragazzi che mi hanno voluto sostenere. Come ho detto nella plenaria e ribadisco adesso, sarò disponibile ad accettare qualsiasi proposta di qualsiasi progetto giovanile, ma soprattutto non di colore politico, e continuerò a sostenere i progetti che ho già proposto io ed sono stati messi all'interno del piano attività della Consulta regionale dei giovani. Grazie. La mostra che la Biblioteca della Regione propone fino al 31 maggio è intitolata Attenti ai gatti, gatti da ammirare e da collezionare. Esposti in rassegna oggetti provenienti da luoghi vicini e lontani, da tempi prossimi e remoti, realizzati con materiali poveri e preziosi con un unico denominatore comune, il riferimento ai gatti e al loro mondo. Sempre i gatti sono anche l'argomento intorno a cui ruota la serie di conferenze previste per il mese di maggio. Proprio quest'anno è, diciamo così, il trentennale dall'inizio della vera e propria collezione, nel senso che la passione per i gatti da sempre, fin da bambina, l'acquisto di alcuni pezzi quando ero ragazzina e poi una lunga parentesi fino a quando nell'83 per via di un gatto di una vero e di tutta una vicenda che a questo gatto ci ha legati, la mia figlia piccolina ha cominciato a volere dei libri con i gatti, a volere degli oggetti a gatto, eccetera. E di lì è quello che era un gusto, una passione, così è diventata una vera e propria collezione. A Palazzo Lascaris sono stati ricevuti i corsisti del Master World Heritage and Cultural Project for Development del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, CIFAOIL. Agli ospiti stranieri, accompagnati dal responsabile del programma Imprese, Microfinanze e Sviluppo Locale, Peter Tomlinson, è stata illustrata la gestione dei beni culturali in Piemonte. Il 9 maggio 2013 si celebra la Festa dell'Europa e l'ingresso della Croazia nell'Unione. A Torino, mercoledì 8 maggio alle 19.30 nel foyer del Teatro Regio, concerto del coro della Marina Militare Croata con il coro dei bambini del Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi. Altri appuntamenti per il compleanno europeo: giovedì 9 maggio dibattito nel campus universitario in Audi di Torino e a Chiomonte incontro di studio sul Trattato di Utrecht. La Biblioteca della Regione Piemonte bandisce il concorso Premio Giovanni Oberto per la promozione e diffusione della cultura piemontese. Il concorso, che scade il 31 luglio 2013, è rivolto a laureati degli Atenei piemontesi in discipline umanistiche per tesi di laurea conseguite dal 2009 al 2013 sulla letteratura in piemontese nelle lingue minoritarie della regione, alla cultura popolare e al teatro piemontesi. Il bando e il regolamento sono sul sito internet del Consiglio regionale. Dal 6 al 21 maggio ritorna l'iniziativa per riscoprire il piacere di leggere, il Maggio dei Libri. Promossa a livello nazionale dal Ministero dei Beni Culturali, in Piemonte coinvolge la Biblioteca della Regione, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Palazzo Barolo. Diversi libri di editori piemontesi vengono presentati su un tram storico che percorre il centro di Torino. Nelle biblioteche una serie di conferenze approfondisce temi specifici. Programma completo sul sito del Consiglio regionale. Opere dei maestri Francesco Casorati, Mauro Chessa, Pino Chiezzi, Lea Giarmati e Giacomo Soffiantino esposte per la rassegna Alle radici della democrazia, testimonianze d'arte a Palazzo Lascaris fino al 15 maggio. Nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Arsenale a Torino, fino al 22 maggio la mostra Dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio tra Lago d'Orta e Lago Maggiore. Un percorso immaginario ma suggestivo tra i palazzi della Torino del XVIII secolo. La mostra Il re e l'architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata, sostenuta dal Consiglio regionale che ha promosso la pubblicazione del catalogo, è allestita all'Archivio di Stato di Torino fino al 2 giugno. Tra le principali architetture evocate c'è la casa studio di Filippo Juvarra, i palazzi del potere comunale, statale e religioso e le residenze extraurbane di Stupinigi, Venaria e Rivoli.
A Trecate, Novara, Villa Cicogna, domenica 5 maggio è esposta la mostra di vignette satiriche La donna immaginata, l'immagine della donna. Nel pomeriggio la consulta delle elette presenta il progetto La città sicura. I mezzi di locomozione dal 1860 al 1960 in Piemonte, mostra fotografica a Vigliano Biellese fino a sabato 11 maggio. A Vinovo, il progetto della consulta delle elette sulla sicurezza delle donne in città viene presentato lunedì 6 maggio alle 17.30 in municipio. C'è un'autorità in ogni regione d'Italia dove puoi avere giustizia per i tuoi problemi con le telecomunicazioni. È il Corecom. Bollette sbagliate, sospensione del servizio, servizi non richiesti, mancata o ritardata attivazione del telefono di casa, di internet o del cellulare. Questo servizio funziona. È gratis.